L'agricoltura in questi ultimi anni è entrata in una grande crisi e non è escluso che, andando avanti di questo passo, la situazione possa addirittura peggiorare. D'altronde i giovani d'oggi vanno alla ricerca di occupazioni più comode, in città, negli uffici. I territori rurali, secondo me, lo dico da ignorante in materia, forse avrebbero bisogno di bonifiche, ma anche di bonifici e irrigazione di liquidi in denaro, no? No? Sì, Alessandro Di Pietro. Eccomi qua, buongiorno, buongiorno. Oggi parliamo di un argomento molto, molto interessante. È l'agricoltura in montagna. Sapete che ci sono dei fenomeni di abbandono delle valli o quantomeno delle montagne e questo crea dei grossi problemi. Oggi scopriremo infatti come le valli riescono a nutrire le montagne, ma nello stesso momento le montagne, come dire, proteggono le valli. E questo è un fenomeno davvero affascinante che noi lo vogliamo seguire e ne vogliamo parlare con un nostro amico, un vostro amico, il presidente dell'AMBI, Francesco Vincenzi. L'AMBI, no, sapete bene che è l'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. È con noi, a proposito di montagne, Luigi Stefano, presidente dell'AMBI del Trentino Alto Adige. Benvenuto. Buongiorno, benvenuto. Ci ha portato un po' di fresco da lassù. Allora, e abbiamo ancora, sempre a proposito di fresco e di montagne, il presidente dell'AMBI della Val d'Aosta, Giorgio Lader Muri. Benvenuto anche a lei. Buongiorno. È un piacere. E saluto anche il mio amico Andy Luotto. Buongiorno. Che facciamo oggi? Una zuppetta di asparagi, patate e concialetto. Sì. E quindi ti devo fare la ricettina, no? La ricetta la fate io, ti faccio la lista della spesa. Beh. Dunque. Cominci con gli asparagi. Voglio chiari. No, qui c'è scritto una pagnotta di pane. Ecco. Comincio con la pagnotta di pane. Eccola qua. Perché la serviamo qua. Ah, ecco, l'hai svuotata. Poi quattro asparagi. Sì. L'hai già tagliati? Sì. Vabbè, ma tutti troppo avanti. È che sono ansioso. Una patata, 30 grammi di cubetti di guanciale. Eccolo qua che sta. Già l'hai messi dentro. Dell'amico guanciale, sempre dell'amico Ioppolo. Enzo Ioppolo. Calabrese. E per forza. Ah. E poi un po' di salvia. Cioè, allora io ho fatto un calcolo, questo è un piatto da... non arriva a un euro, 0,80. Ma non sai cosa costa di più? Questo. Allora, quello che costa di più è il pane. No, ma gli asparagi io ne abbondo qui. Abbonda. Sì, perché è buona. La patata, sì, ma fai 1,20 euro, basta, e assai. Vabbè, allora andiamo a sentire i nostri amici dell'AMBI e volevo chiedere al presidente quali sono le problematiche inerenti all'agricoltura in montagna. In tal senso, come opera l'AMBI? Ma la sua risposta ce la dà dopo questo servizio che introduce l'argomento. Guardate. L'agricoltura di montagna ha un ruolo fondamentale per tutto ciò che si trova a valle. Infatti, la sicurezza idrogeologica a valle nasce dalla manutenzione dei territori montani che, a causa dello spopolamento di queste zone e di conseguenza della mancata manutenzione umana, si ritrovano in balia degli eventi atmosferici. Il ruolo delle comunità montane in alcune zone viene sostituito dai consorzi di bonifica che sopperiscono a queste mancate manutenzioni. Ma la montagna va alimentata non solo con sussidi che permettano la permanenza umana in queste zone ostili, ma anche permettendo l'accesso a servizi essenziali all'agricoltura, come l'irrigazione. Presidente, allora, come agisce l'AMBI a proposito di questo problema, di questa situazione dell'agricoltura in montagna? Innanzitutto, come consorzi di bonifica, cerchiamo di dare delle opportunità a queste aziende agricole che rimangono su quei territori, mettendogli a disposizione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire appunto di poter continuare a fare alla loro attività.
un'attività che è preziosa sia per la produzione agricola e la valorizzazione del territorio, ma è soprattutto preziosa per la sicurezza che garantisce ai territori di valle. La presenza dell'agricoltura, la presenza dell'uomo nella storia, nel nostro paese, ha creato quella sicurezza nei territori di valle. Pensate ad esempio alla costruzione dei muretti a secco che venivano fatte in buona parte dei nostri territori, appunto per permettere da un lato la coltivazione, ma anche per permettere ai terreni e durante le copiose piogge che venivano in quei territori di rimanere a monte, di rimanere ferme. Oggi il mondo dei consorzi di bonifica in quei territori si trova a dare supporto alle comunità di quei territori, ai comuni, su opere, su interventi di vario tipo, dalla manutenzione appunto dei crinali, anche e soprattutto rispetto a tante lavorazioni, la spalatura della neve, rispetto a tante altre opere che possono fare come enti sussidiari del territorio. E dall'altra parte, dove ne abbiamo la necessità, anche il servizio dell'irrigazione. Oggi in quei territori dove magari qualche anno fa se ne sentiva meno la necessità, non si può più fare agricoltura neanche lì se non si utilizza l'acqua. Ecco, allora anche per questo i consorzi di bonifica stanno creando delle sinergie con gli enti locali, con i ministeri e con noi a livello nazionale, perché abbiamo la necessità di andare a costruire quegli impianti idrovori che permettono di poter coltivare le culture per fare quello straordinario poi Made in Italy agroalimentare che è conosciuto in tutto il mondo. Stiamo parlando di due regioni, il Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta, che sono importantissime dal punto di vista del turismo, della presenza del turismo. Caspita. E quel turismo che apprezza il cibo locale, il cibo chilometro zero e che quindi valorizza. Sono importanti, ma anche per i prodotti della terra che mettono sul mercato, non c'è appunto dubbio. E che quindi grazie a questo turismo, grazie a questi prodotti, riusciamo a dare un reddito dignitoso a quelle imprese, a quelle persone che vi vivono, che fanno un servizio al territorio, io dico sempre in modo gratuito, che gli deve essere riconosciuto. Presidente, noi spesso vediamo al telegiornale frane, smottamenti, alluvioni, colline che vengono giù, che bloccano i paesi, le isolano addirittura. Quindi la sicurezza delle aree urbanizzate a valle dipende assolutamente dalla gestione del territorio in montagna. Certo, noi dobbiamo pensare alla gestione dell'acqua partendo da valle, andando verso la montagna. Cioè in salita? In salita, perché se noi non pensiamo... Che pensiamo, cioè, mentre l'acqua viene giù, noi pensiamo di andare noi in non su. Possiamo aspettarla al mare l'acqua. Certo. Noi dobbiamo pensare di gestirla. Bravissimo. E governarla a monte. Se noi la gestiamo tipo un condominio, dei piani, fino ad arrivare a valle, cioè arrivare al mare, molto probabilmente quest'acqua sicuramente crea molti meno danni rispetto che una lasciarli in discesa libera ad arrivare con forte velocità nei nostri nei territori di valle. Ed è questo il ruolo che anche i consorzi di bonifica cercano di mettere in campo in quei territori, con quella manutenzione che permette il giusto deflusso delle acque. In un tempo dove, ahimè, purtroppo i cambiamenti climatici li possiamo, ricordo a tutti, mitigare, rallentare, ma non li possiamo, nessuno è in grado di dire che, indipendentemente da quello che viene fatto, di fermarli totalmente, perché un minimo, si chiama in termine tecnico rischio residuo, sui territori purtroppo ahimè rimane. Quando pensate alla fine del 2020 sono piovuti in alcuni territori oltre 500 mm di pioggia all'anno, che caspita, è l'80% della pioggia che cade durante l'anno, tutto questo in 3 giorni. Ecco, in questi 3 giorni non esiste nessuna resilienza, nessuna attività che metta in totale sicurezza di quei territori. Bene, allora, nel concetto dell'Italia unita, noi, parlando di Trentino Alto Adige e di Val d'Aosta, adesso affronteremo i loro problemi, invece ci colleghiamo con Napoli, dove c'è la nostra Michela che ha sentito qualche consumatore. Seguite un po'. Buongiorno Alessandro, oggi parliamo di asparagi, un ortaggio ricco di potassio, utilizzato soprattutto per le diete perché è cosiddetto detox. E sono in compagnia di un giovane consumatore, ciao. Buongiorno. Allora, parliamo di asparagi, tu li acquisti, li prendi al mercato oppure per esempio preferisci quelli surgelati acquistati al supermercato?
No, diciamo che spesso vengo al mercato ad acquistarli per la mia famiglia, perché vivo ancora con i miei genitori, quindi mi reco al mercato dove so che è un prodotto territoriale, spero fresco al 100%. E qual è il mercato, il periodo di riferimento quando tu li acquisti? Segui un periodo particolare oppure li compri tutto l'anno? Ma diciamo che in generale per tutti i prodotti seguiamo la stagionalità, quindi per gli asparagi lo stesso meccanismo, e di solito in primavera, quindi intorno al periodo di Pasqua, marzo, quello è il periodo buono per acquistare gli asparagi. Marzo-aprile, insomma, il loro periodo. Sì. Quando li acquisti, bene o male, quanto costano al chilo? Quanto spendi tu al chilo? Ma di solito 2,50-3 euro al chilo, quello è il prezzo più o meno. Perfetto. E quando li acquisti, non so, tua mamma, come cosa cucina con gli asparagi? Qual è la ricettina che puoi indicarci, dare qualche suggerimento? Beh, diciamo che un classico risotto agli asparagi, secondo me, è il piatto ideale per cucinare questo prodotto. Secondo me non si sbaglia mai. Quindi, con le punte morbide, è perfetto. Quindi semplice, un bel risottino con gli asparagi buoni, di provenienza nostrana, campani, soprattutto quelli di Benevento, sì, che sono i più conosciuti. Sì, di solito preferiamo quelli beneventani, essendo qui a pochi chilometri, secondo me è la cosa ideale. Cerchiamo di seguire sempre la politica del chilometro zero per quanto sia possibile. Va bene, Alessandro, da Napoli è tutto, vi restituisco la linea. Ciao!